Rieccoci insieme col Bianco e Rosso TV Sport e con il nostro ospite Michele Salomone. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Vi ricordo che sono in corso, oggi è giornata di riposo, ma sono in corso i mondiali di pallavolo e Bari, una delle sedi delle gare di questo torneo di grandissimo spessore internazionale. Stiamo aspettando che arrivi l'Italia. L'Italia sta vincendo, quindi arriverà a Bari. Ha vinto credo due o tre partite, quindi dovrebbe essere quasi certa la presenza delle azzurre a Bari nella seconda fase del campionato. Per intanto si sta completando la prima fase e dopo la giornata di sosta oggi, domani ci sono tre partite, per le partite di domani abbiamo già assegnato i biglietti, e domenica altre tre partite, si comincia alle 10.30 con Azerbaijan-Cuba, poi alle 17 quello che considero un derby nel mio immaginario, Giappone contro Cina, no Michele? Per tutti noi Giappone contro Cina è un derby. E poi Belgio contro Porto Rico alle 20. Per le partite del pomeriggio della sera, Giappone-Cina e Belgio-Porto Rico, assegniamo dei biglietti, però dovete chiamare appena finisce la trasmissione per 5 minuti, non di più, dalle 15.15 alle 15.20, dopodiché le vostre telefonate saranno considerate non valide. 080-501-9998 invece per chi volesse parlare del Bari, a Lanciano, torni volentieri a Lanciano, è una trasferta comoda, no? Due ore e mezza di macchina, è una delle trasferte più comode per i tifosi del Bari. Certo. E la partita si gioca alle 20.30, quindi si può lavorare in mattinata, chi lavora solo in mattinata può tranquillamente, a condizione che abbia la tessera del tifoso, certo. Evidentemente. E quindi sì, poi ricordo sempre quel 3-0 di due stagioni fa. L'anno scorso il Bari fu beffato all'ultimo secondo, no? da quel gol di Minotti, se non ricordo male, di testa, a tempo scaduto. Però il Bari giocò una buona partita. Lì ci fu l'errore, adesso un attimo, apriamo e chiudiamo una parentesi, di Alberti e Zavettieri o viceversa, perché il Bari aveva giocato anche lì col 4-3-3, aveva giocato bene, aveva perso, e poi che fanno i due allenatori? Vanno ad Avellino e cambiano la struttura della squadra, passano di nuovo al 4-2-3-1. E lì il Bari perde male, poi incomincia di nuovo, poi va a fare il 3-4-3 a Castellammare di Stabia contro una squadra che era retrocessa già a gennaio, e insomma, per arrivare poi alla fine al 4-3-3, che secondo me se fosse stato attuato dall'inizio, forse oggi staremmo a parlare del Bari in Serie A. Allora, riapriamo le telefonate 080-501-9998 per i vostri interventi in diretta. Ricordiamo che non ci sarà Galano, che ha un problema muscolare, per il resto, insomma, Bari praticamente al gran completo, è tornato in gruppo anche Minala, che al momento non abbiamo mai visto giocare. C'è un amico in linea, pronto? Sì, pronto, ciao Enzo, sono Vito. Ciao Vito, ciao. Volevo salutare anche il caro Salomone. Grazie. Che ogni tanto ci illumina con le sue vedute. Vabbè. La stessa cosa ho detto io l'altro ieri, quando non abbiamo colpitori di testa davanti. Mm-hmm. Però questa e domanda è stata fatta da Antonelli. Già l'anno scorso aveva dei problemi. È stata fatta da Antonelli questa domanda, quando al posto di Joe Silva non è arrivato nessuno. E Antonelli ha detto: ma noi siamo una squadra che giochiamo palla a terra, ricorderai, no? Quando spiegò il mancato arrivo di un altro attaccante. Devo dire di più, nel tunnel dove c'è la zona mista, no? Dove si fanno le interviste, lui era un attimino appartato, stava parlando con una persona, dopo l'ultima partita in casa, quella che abbiamo vinto contro il Livorno per 2-0, l'ho avvicinato e gli ho chiesto proprio, si sono avvicinati anche altri colleghi, e lui ha detto no, sarebbe stato inutile perché mangia, vuole fare il gioco basso, per cui perché si giocava col 4-4-2 e quindi in quella squadra sarebbe stato inutile, sarebbe stato anche sacrificato Joe Silva, che avrebbe fatto la panchina, quando invece adesso ha la possibilità. Io ho visto l'altra sera che ha giocato col Palermo, non so dove, ma l'ho visto in televisione, a Napoli. Stava giocando a Palermo. Però, quindi, per una precisa richiesta di il quale però in quel momento pensava al 4-4-2. Adesso col 4-3-3 le cose cambiano un po', perché si respira di più sulle fasce laterali e quindi di lì devono arrivare questi cross, che se sono alti, ti ripeto, è una contraddizione, diventano quasi inutili. Chi li mette dentro di testa? Io, tu.
non ci arriviamo neanche noi. Per cui abbiamo visto anche Rozzi, che è bravo. Io sono curioso di rivederlo per un po' di tempo, perché ha giocato uno scampolo di partita contro il Livorno. Perché, insomma, credo che abbia dei numeri. Adesso, non voglio anche qui dare giudizi precipitosi, no? Affrettati. Però qualcosa io non so, mi ha impressionato. Proprio la tua emittente, nelle ultime ore, ha parlato di un'opzione per la quale i fratelli Rotenberg, magnati russi, entrerebbero nel Bari qualora si sbloccasse entro il 2016 la situazione relativa all'embargo, no? per i russi che volessero investire altrove, quindi anche nel Bari. Io mi limito a dire questa cosa perché probabilmente voi vi chiederete perché non ne parlate, però devo dire che sono un po' allergico a questi temi, perché si può dire tutto e il contrario di tutto di queste cose. Molti mi dicono perché non parli di Altani, perché si dice anche di Altani. Devo dire che molte persone, anche ai miei occhi credibili, mi dicono che effettivamente Altani sarebbe interessato al Bari, però qui entriamo in un discorso di smentite, di voci verosimili. Non dimentichiamo che Rotenberg fino all'altro giorno hanno detto che a noi il Bari non interessa, anzi è stato il Bari ad avvicinarsi a noi, o il Paparesta ad avvicinarsi a noi. Io non voglio entrare in questo meccanismo, mi limito soltanto a riferire quelle che possono essere voci. Che è successo? I microfoni? Il mio non si sente? Vabbè. E quindi niente, ve lo riferite e basta. 0850019998, mi dicono che il mio microfono non va bene e quindi comunque prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto, Enzo? Sì. Sono Enzo. Ciao Enzo, se possiamo mettere delle immagini a scorrere così nel frattempo proviamo. Ecco qua. No, io ti vedo benissimo, guarda, le immagini guarda chi capita, Enzo Pugliese. Un abbraccio, Enzo De Santis, un abbraccio a Michele Salomone. Grazie Enzo, grazie. Perciò ti dicevo, le immagini le vedo molto bene. Ti volevo dire, però darti una risposta, dal mio punto di vista, scherzi a parte, sì. Secondo me i ragazzi per Bari Vicenza non erano pronti per quanto riguarda la parte atletica, perché il turnover per me non sono ancora pronti. E poi tutto il resto, condivido molte cose. Poi una cosa a Michele, volevo dire questa, Michele Salomone, che oltre ho contattato un cardiologo, mi ha detto quando vai allo stadio e usi gli auricolari per Michele Salomone, ti conviene mettere anche i pacemaker, perché è molto importante, perché Michele Salomone quando il Bari sta per segnare, sta accadendo qualcosa, è pericoloso a livello cardiaco comunque. Insomma, speriamo che non si macchi nessun infarto. Comunque lui fa illuminare il San Nicola, un abbraccio a tutti e due, dai. Ciao, ciao grazie, Enzo, grazie. Beh, Enzo, grazie. Per te, Enzo ti ascolta e viene allo stadio, lo ricordiamo, è un tifoso non vedente che viene allo stadio, si mette l'auricolare, ascolta la radiocronaca di Michele Salomone e assiste, possiamo dirlo, assiste comunque alla partita. Questa è una lezione anche di vita, no? Come andare oltre uno dei problemi più brutti, diciamolo. Indubbiamente, Enzo, insomma, tra l'altro è straordinario perché, come vedi, prende questo suo problema con grande filosofia. Peraltro lui era un vedente, quindi è ancora peggio perché... se tu voglio dire, questo è un altro discorso. È chiaro il tuo messaggio. Sono contento se attraverso la mia voce Enzo o altri che non possono vedere riescono lo stesso ad immaginare la partita. Sono contento, questo mi fa felice evidentemente perché contribuisco sia pure in minima parte ad attenuare un problema. Detto questo, qual era la domanda che mi faceva Enzo? Ha parlato così in generale un po' della situazione del Bari, non era una domanda specifica. 0850019998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari, ma anche attraverso il web, perché è possibile ascoltarci su radiobari.net. Ma sto calcio spezzatino ti piace, Michele, il fatto che si giochi lunedì, poi abbiamo giocato martedì e poi abbiamo giocato sabato e poi giocheremo non so quando, perché a questo punto perdi anche un po' il conto della situazione, è un calcio strano, no? Io sono un nostalgico addirittura del pallone di cuoio. Il pallone che vorrei è quello della Coppa dei Campioni, ve lo ricordate, che poi fu adottato anche in campionato, quello con i pentagoni bianchi e neri. Bianchi e neri, certo. Vorrei le maglie, vorrei la numerazione da 1 a 11
Così come ancora credo si faccia in Lega Pro, no? Credo che ci sia ancora. Detesto tutti quei cambiamenti che. Guarda, ti dirò, Perché i colori sarei. su colori, i numeri, i colori di numeri su certi colori di maglie sono pazzeschi. Prendi quelle di Vicenza. Vicenza. Allora, maglia a strisce verticale bianca e rossa e numeri neri. Si gioca di sera, non c'è rispetto verso Il chi va allo massimo è stata stadio. la Regina a Bari lo scorso anno, che giocava con una maglia azzurrina, una cosa del genere, e i numeri amaranto. Io andai dalla Sì, ma stampa poi della Regina e dissi: ma voi l'avete fatta anche. apposta? Volete mettere in difficoltà i telecronisti e i radiocronisti in Ma questo momento? poi anche le divise che vengono adottate, che per carità saranno la moda, saranno. Io però credo che insomma il calcio. E quindi figurati se io tollero, o comunque non tollero, devo tollerare, se io apprezzo questo spezzatino, questo giocare. Ma ho visto addirittura anche Lega Pro, ormai giocano anche loro dal venerdì sino È al vero, martedì è vero, successivo. è vero, Cioè, è vero. questo è il prezzo che si paga alle PTV. Questi sono i presidenti che ovviamente si concedono. Si Hanno concedono, bisogno di sono tutti. proni alle TV private che alle pay per view che concedono praticamente, a cui concedono praticamente Tutto quello che tutto vogliono. quello che Prendiamo vogliono. l'ultima telefonata e poi ci salutiamo. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, ciao. Carissimi, pronto? Sì, vai, Sì, vai. allora è una fortuna per me vedervi insieme, perché io sono un vecchio tifoso, ma sono anche anziano più di voi. E ho grande stima sia per il dottor Tambor che per il dottor Salone. Vi stimo molto e ve lo Grazie. dice, ripeto, una persona che vi segue di continuo. Grazie. Bene, ieri l'altro io ho apprezzato due cose del dottor Tambor. La prima cosa, quando ha parlato di qualità teorica dei giocatori, cosa verissima, perché De Luca, si diceva, è sprecato per la Serie B. Io, a dire il vero, finora non ho visto il grande campione. Stojan poi, io lo ricordo bene, da sempre, una partita sì, tre o quattro no, e così via. L'altra cosa, ha parlato di empatia di giocatori e tecnico. Questa empatia effettivamente io non la vedo, non c'è. Angelozzi, Alberti, Zavettieri erano persone umili e pratiche e ci facevano divertire. Mangia, l'attuale direttore sportivo, Allenatore, sì. e l'attuale direttore sportivo, a me sembrano veramente dei presuntuosi, grandi professoroni, e per cui ritengo che siano antipatici. Bene, come si fa a rinunziare a un Polenta, a un João Silva? Grazie per il tuo intervento, grazie per il tuo intervento. Guarda, Posso dirti, sì. posso dire la mia? È cambiato, quello che è cambiato, secondo me, che secondo me si dovrebbe rivedere, è anche. Il rapporto della squadra verso l'esterno. Quella squadra I era selfie, più sì. brava, era più prima c'erano più selfie, che secondo me non è un fatto casuale che adesso vengono fuori col contagocce. Evidentemente è una società che si è data un modo, anche le dichiarazioni sono molto più burocratizzate, sono molto più ufficiali, non Siamo c'è più tornati a essere una squadra quella normale, spontanea questo è il attorno discorso. alla squadra, anche quando la squadra sta fuori. Io non vedo attorno alla squadra, attorno all'albergo della squadra, cioè è una squadra un po', come devo dire, che sia un po', per carità, Imborghesita, imborghesita. ecco, secondo me bisognerebbe ritornare ad un Bari che magari un allenamento ogni mese lo va a fare per strada, così come è stato fatto di recente. Era la diversità del Bari Ad una rispetto squadra ad altre squadre. che riesca a comunicare in modo maggiore. Questo credo che sia un problema che ha 0 euro come capitolo di spesa, ma che secondo me potrebbe contribuire in questo Mi trovi momento. assolutamente d'accordo. Non dimenticare, poi chiudiamo perché dobbiamo chiudere, che la Gazzetta dello Sport, il quotidiano numero uno sportivo in Italia, uno dei più grandi quotidiani sportivi al mondo, titolò un giorno: con Comprate la Bari può rinascere il calcio italiano. Ci eravamo diventati il modello da seguire, proprio perché eravamo diversi dal solito, eravamo fuori dagli schemi. Ora, a mio avviso, siamo rientrati nei ranghi. Questa è la mia sensazione. Grazie Michele. Grazie a te, Alla grazie. prossima, ciao. Grazie.